Io mi chiamo Marcello Grussu, ho 65 anni e vengo da Oristano. I miei problemi dentali iniziano, diciamo, da molto tempo, iniziano in gioventù. Intorno ai 16 anni ho avuto le prime estrazioni, proprio degli incisivi, quindi da una condizione abbastanza importante e preoccupante per un ragazzo. Negli ultimi anni, verosimilmente, quando ormai il cedimento era complessivo, mi sono orientato invece a cercare una soluzione un po' più duratura nel tempo e anche esteticamente più valida, perché effettivamente l'estetica con i precedenti interventi lasciava un po' a desiderare, insomma. La clinica del dottor Palmas, io sono entrato, come dire, in contatto con questa realtà nel momento in cui proprio ho deciso che avrei dovuto in qualche modo intervenire in maniera importante sulla mia bocca. Quando sono arrivato qua, c'è stato ovviamente un approfondimento e lì si è compreso che la parte superiore andava completamente ripristinata attraverso l'installazione di 6 impianti, quindi un'arcata completa, mentre la parte inferiore poteva essere marginalmente interessata a un intervento così importante, per cui alcuni denti miei sono stati salvati e incapsulati con delle capsule in zirconio, e mentre invece sui molari, diciamo, sono dovuto intervenire con ulteriori impianti perché lì ormai avevo una carenza già da tempo di dentatura. I medici che ho incontrato in questa struttura, devo dire professionalmente, non sono io che li posso giudicare, ma li giudicano effettivamente quelle che sono, come dire, le migliaia di esperienze e di riscontri che noi possiamo leggere quotidianamente. Quindi sono persone sicuramente validissime, persone che hanno avuto la capacità di aggiornarsi e di applicare i migliori metodi. In più hanno una cosa però, rispetto alla professionalità che ovviamente è alla base, hanno questa capacità di trasmettere alle persone una serenità, quindi hanno un'empatia nei confronti delle persone che non si trova dappertutto. Cosa farò? Riprenderò in mano un po', come dire, alcune condizioni con maggiore serenità dal mangiare, senza, come dire, l'assillo, no, del dovermi far male e anche, come dire, sorridere con molta più serenità e tranquillità, sapendo che oggi me lo posso permettere perché effettivamente anche il lato estetico è stato soddisfatto pienamente.